Buongiorno signore e signori, il mio intervento riporta la discussione un po' più a livello basso, diciamo, rispetto ai massimi sistemi di cui abbiamo parlato e in qualche modo prendere mosse dalla parte conclusiva dell'intervento del collega della Marina che mi ha preceduto. Noi ci siamo posti il problema di come la realtà virtuale potesse favorire, ottimizzare, in qualche modo risolvere il problema dell'ormai imminente carenza di personale di cui soffriremo. Lo scopo della presentazione in particolare è quello di illustrare cosa stiamo facendo nel campo della realtà virtuale e in particolare ci poniamo il problema di come questa appunto possa aiutarci e viceversa di come noi siamo pronti ad accettare o a subire questa nuova realtà. Chiaramente il settore a cui mi riferisco è quello dell'ambiente CIS e in particolare dovendo adottare una delle varie declinazioni della realtà virtuale noi ci siamo concentrati sulla cosiddetta mixed reality che dopo vedremo più nel dettaglio e abbiamo realizzato un proof of concept che vede impegnati tutti i nostri enti del supporto manutentivo. Questa è l'agenda dell'intervento, quindi necessariamente inquadrerò inizialmente come siamo organizzati dal punto di vista del supporto collettivo, parlerò in parte dell'addestramento che pure è componente importantissima del supporto collettivo, dirò qual è la scelta tecnologica, illustrerò più nel dettaglio il proof of concept che abbiamo realizzato in alcuni nostri reparti, dando visibilità dei primi risultati e delle prospettive future che stessamente immaginiamo. Premetto che il proof of concept che abbiamo realizzato è un qualcosa di molto, come dire, primordiale. Non abbiamo o non stiamo usando tutte le funzionalità che potenzialmente la tecnologia ci metterebbe a disposizione. Però, ripeto, lo scopo era intanto vedere se possiamo, come dire, andare a sprombattuto verso questa realtà e in secondo luogo vedere come noi siamo pronti, maturi o immaturi, a ricevere questa nuova realtà. Ci siamo concentrati in particolare sulla manutenzione di tutto ciò che in qualche modo è ancora pesantemente incentrato sull'hardware e non sul cyber, no? Quindi parliamo di radar, del traffico, della difesa aerea, sistemi per la meteorologia, radioassistenze e radio per rapporto terra. La manutenzione per quanto ci riguarda, in qualche modo è stata anticipata anche nei precedenti interventi, è periodica e preventiva o correttiva. In questo momento siamo ancora ancorati a questo vecchio, come dire, cliché. È organizzata su tre livelli tecnici. Il primo livello appartiene allo stormo, per calarci nella realtà aeronautica, consiste in semplici operazioni di manutenzione preventiva e se il personale ha lo skill necessario e la strumentazione per farlo, anche in interventi di manutenzione correttiva un po' più complessi. Secondo e terzo livello. Il secondo livello ha un campo di intervento superiore rispetto al primo, fa interventi più complessi, sia periodici, quindi manutenzione preventiva, sia correttiva, ed è disperso sul territorio, questo per essere più vicino ai reparti di primo livello. E poi un terzo livello centralizzato, per quanto ci riguarda, è concentrato presso la quarta brigata di Borgo Piave, mentre il secondo è composto da diversi gruppi e squadriglie, come dicevo, dislocati sul territorio. Uno schema di questo tipo naturalmente prevede un'elevata mobilità sul territorio e in qualche modo prevede un parziale sottoimpiego delle persone che sono al primo livello, che sono specialisti, sottufficiali dell'aeronautica o personale di truppa da qualche tempo, che potenzialmente potrebbero avere gli stessi skill e se dotati della stessa strumentazione anche capacità di livello superiore. Per quanto riguarda l'addestramento del personale, molto velocemente dico che, tra l'altro è comprensibile, intuibile, si basa su una componente teorica fondamentale ed una pratica altrettanto fondamentale. La componente pratica richiede l'uso di sistemi del tutto uguali a quelli in campo, ma dedicati in questo caso, per certi versi sottoutilizzati, solo esclusivamente per l'addestramento. Vi è la difficoltà naturalmente di tenere allineata la configurazione
dei sistemi addestrativi con quella dei sistemi reali. Quali sono le criticità che si prospettano veramente a brevissimo tempo per il supporto manutentivo dei sistemi CIS? Intanto nei prossimi anni assisteremo a un congedamento repentino di molti tecnici e personale entrato in forza armata molti anni fa, quando i concorsi prevedevano grandi numeri, 1200-1300 persone rispetto agli 80 attuali, giusto per fare un confronto. E quindi ci troveremo nell'impossibilità, no? Essendo il ritmo degli ingressi nettamente inferiore a quello delle uscite, di trasferire anche le conoscenze che il personale finora impiegato ha accumulato nel tempo. Come pensiamo di risolvere, almeno in parte? Intanto è accentrare, se possibile, l'expertise in modo tale da renderla collettivamente disponibile. E poi cercare di innalzare, come dicevo, come anticipavo, la capacità di intervento degli operatori di primo livello, grazie a una guida in tempo reale da parte degli esperti accentrati, per quanto ci riguarda, residenti a Borgo Piave o anche negli RTC di Bari o Milano, a seconda dei casi. Qual è la tecnologia che naturalmente può venirci a supporto nell'immediato? È quella della realtà virtuale. Come anticipavo, fra le varie declinazioni della realtà virtuale ci siamo concentrati sulla mixed reality, perché secondo noi è quella che ha più prospettive, sia per la componente supporto manutentivo in senso stretto, sia per la componente addestrativa. In estrema sintesi, qui lo abbiamo precisato, la mixed reality è un ambiente costruito attraverso la combinazione di elementi reali, quindi l'ambiente circostante, a noi circostante, con l'inserimento di elementi virtuali per quanto riguarda la tecnologia scelta di ologrammi in particolare. Poi qui ho Microsoft, devo stare molto attento a ciò che dico, visto che appunto l'incarnazione di quel tipo di tecnologia che abbiamo scelto, ma come dire, questa è un'idea nata. Ci hanno immediatamente oscurato. Il computer è acceso? Sì, è acceso. Siccome ho detto che era concentrata prevalentemente sugli aspetti hardware, qualche cyber ha pensato di... pensavamo essere la nostra esigenza. È un visore di mixed reality, appunto, è basato sul computer olografico, alto contenuto, non necessita di cavi o collegamenti a PC per poter funzionare, consente fondamentalmente di collocare ologrammi nell'ambiente fisico. Qual è il proof of concept che abbiamo realizzato in Arlandia? Innanzitutto gli obiettivi, quindi come dicevo, razionalizzare i processi manutentivi riducendo tempi, costi, ottimizzando l'impiego delle risorse umane. Incrementare la capacità manutentiva di primo livello tecnico, abilitando i tecnici locali a eseguire attività normalmente loro non consentite o di cui non sono capaci,
seguiti da, da un esperto centrale che attraverso l'uso della tecnologia li guida. Ridurre il numero, da parte, il numero di interventi da parte delle articolazioni di secondo e terzo livello, che sono quelle, come dicevo, mobili sul territorio, e quindi ottenere risparmio anche in quel senso. Aumentare, non ultimo ovviamente, aumentare la disponibilità dei sistemi riducendo i tempi di fermo operativo in attesa del, del ripristino del, del loro funzionamento o in caso della manutenzione preventiva dei radar, appunto della, della loro operatività. Scopi del POC, del Proof of Concept. Qualificare il valore aggiunto della Mixed Reality nell'ambito, calandolo nella realtà, quindi nel nostro ambito manutentivo e addestrativo. Premetto che per ora il POC è ancora in corso, siamo ancora fermi esclusivamente all'ambito manutentivo, anche perché quello addestrativo richiede capacità che in questo momento non abbiamo. Identificare le predisposizioni necessarie per l'adozione della tecnologia e calarla appunto nella realtà delle reti e dei sistemi della Forza Armata. E questo è uno schema molto, molto semplificato del Proof of Concept che abbiamo realizzato. L'utente remoto di primo livello sulla sinistra, con l'utilizzo dei visori Mixed Reality, effettua una chiamata Skype, qui abbiamo specificato pubblico, utilizzando un cellulare come mezzo di trasmissione per la connessione su internet, verso l'ente di terzo livello tecnico, di secondo, la quarta brigata, come dice l'altro. L'utente di primo livello, nel caso del Proof of Concept, per una serie di ragioni, è assistito da un nostro operatore di secondo livello tecnico che garantisce la qualità dell'intervento, efficacia, e garantisce anche in fondo che l'operatore di primo livello non faccia danni eccessivi su quello, rispetto a quello che sta facendo. Parliamo di utenti di primo livello che assolutamente non avevano avuto nessun tipo di esperienza, e tutto sommato anche in vista del POC hanno avuto veramente pochissimo contatto con la nuova tecnologia, quindi dal punto di vista, siamo messi nel worst case scenario, no? Per verificare appunto nella realtà la bontà della tecnologia. I test, come dicevo all'inizio della presentazione, sono stati centrati sulla componente hardware, quindi radioassistenze perché sono all'aperto, volevamo assaggiare anche il funzionamento corretto di questo tipo di visori all'aperto, quindi in piena luce solare, e sul radio terra a bordo terra. E gli interventi erano esclusivamente di manutenzione preventiva. A questo proposito devo precisare che per quanto riguarda le radioassistenze, la manutenzione preventiva è considerata di secondo livello tecnico, quindi non effettuabile in teoria da personale dello stoco. Qui gli interventi di difficoltà crescente, prevedendo sia test utilizzando strumenti interni all'apparato, sia strumenti esterni di massima, il cui funzionamento di massima non è conosciuto dall'operatore di primo livello. Le funzionalità di HoloLens utilizzate sono state la videochiamata su Skype e la visualizzazione di documenti sotto forma di ologrammi. In pratica l'operatore di HoloLens, l'operatore di primo livello tecnico, effettuava una videochiamata su Skype, si connetteva con l'operatore centralizzato, il quale gli metteva a disposizione una pagina, una procedura che era stata, dal punto di vista dell'operatore locale, diventa un ologramma collocato nell'ambiente, per dire, vicino agli apparati su cui sta effettuando la manutenzione. Quindi l'operatore, leggendo la scheda e con la guida dell'operatore a distanza, effettua il suo intervento. È importante questo, ovviamente, l'operatore remoto, quindi l'operatore di terzo livello tecnico collocato a Borgo Piave, quarta brigata, era in grado di vedere perfettamente ciò che l'operatore locale faceva. Di fatto l'operatore locale, in qualche modo, per sintetizzare in maniera superficiale, faceva da mani, da braccia, mani e occhi dell'operatore remoto. Queste sono alcune foto, sulla sinistra l'intervento reale, sulla destra ciò sono delle immagini dello schermo di ciò che vedeva l'operatore remoto. In qualche modo si può vedere in alto a destra
l'ologramma della pagina che il visualizzatore remoto vedeva. Non, come ho detto, non abbiamo ancora nemmeno iniziato un'applicazione della mixed reality per vedere come può funzionare per l'addestramento del personale tecnico, ma questo perché fondamentalmente per poterlo fare servono modelli 3D degli apparati che si vogliono mantenere. Anche qui gli obiettivi sono intuibili, riduzione dei costi e consentire al personale di poter addestrarsi anche non necessariamente in presenza nella scuola della brigata o di qualunque altro ente. I primi risultati, possiamo dire che il ritorno, per quello che ci aspettavamo, è considerata la primordialità, appunto, come dicevo, dell'esperimento e delle poche funzionalità utilizzate, è tutto sommato positivo. I tecnici locali, tutto sommato, hanno accettato di buon grado l'oggetto. Non si è registrata, poteva essere uno degli effetti temuti, no? La cosiddetta motion sickness da parte dell'operatore che indossa il visore. Sembrerebbe che questo problema non si è creato, c'è stato solo un problema da parte del visualizzatore remoto, cioè colui che sul desktop in brigata, davanti a una velocità di movimento della testa dell'operatore remoto, sullo schermo qui andava un po' in oscillazione. E questo è ovvio, è chiaro che abbiamo incontrato delle difficoltà all'inizio, ma ripeto, queste difficoltà sono ampiamente superabili. Purtroppo le funzionalità del sistema di mixed reality non sono state potute dispiegare appieno perché, a differenza di un'impostazione iniziale che prevedeva l'utilizzo di Skype privato, di Skype for Business, siamo stati costretti a usare lo Skype, Public Skype. Prospettive future. Intanto cercare di implementare nuove funzionalità e quindi cercare di sfruttare la piattaforma in maniera più approfondita. Provare gli HoloLens ovviamente anche per altre tipologie di apparati e implementare soprattutto un'architettura che utilizzi le reti dell'AM, mentre nel primo caso, nel caso attualmente in esame, utilizziamo internet, siamo costretti a utilizzare internet per un problema tecnico, adesso non sto a dirlo, di cyber security per certi versi. E questo è quello che vorremmo avere, quindi un visore HoloLens che in wifi si connette a un nostro apparato wifi, router wifi, il quale a sua volta si connette alla nostra rete privata. Utilizzazione di Skype for Business o di equivalente che consenta una videochiamata con le funzionalità che ci aspettiamo di avere. In questo caso bisognerà appunto o utilizzare questo Skype for Business oppure sviluppare un'applicazione per così dire proprietaria. Le conclusioni. Abbiamo in qualche modo, stiamo dimostrando che questa tecnologia è la tecnologia su cui investire, no? Naturalmente ci saranno sviluppi anche dal punto di vista industriale nel tempo, però è importante essere già fin d'ora nel settore da parte nostra. Proseguire con gli esperimenti, questo ci tenevo a dirlo, in caso di successo, quando si dimostrerà che la tecnologia funziona ed è ciò che ci serve, è chiaro che bisognerà cambiare anche appunto il rapporto con l'industria, no? Per esempio prevedere nelle assistenze sistemistiche o persino già nei contratti di acquisizione, per quanto riguarda in particolare l'addestramento, che il costruttore ci fornisca i modelli 3D degli apparati che poi dovremo mantenere. Chiaramente cambia anche l'assistenza sistemistica, perché potremmo anche pensare, adesso faccio il caso dei radar, a Leonardo che da un centro con personale dotato di visori o di desktop remoto guidi i nostri operatori o i suoi stessi operatori a fare attività che in questo momento devono essere svolte necessariamente con la presenza di personale Leonardo nel caso sull'apparato. Ci sono delle questioni aperte ovviamente oltre a quelle organizzative, è chiaro che dovremmo cambiare anche il nostro modo di organizzare la manutenzione, no? Parlavo dei tre livelli, della dislocazione dei reparti. Questo concetto ovviamente cambia radicalmente tutto in un modo che dobbiamo ancora definire ed esplorare, ancora prima di definirlo. Però ci sono, fra queste, no, emergono sicuramente due. Chi sarà il responsabile dell'intervento? L'uomo che ha la quarta brigata o l'uomo di primo livello tecnico che effettua l'intervento materialmente?
per quanto riguarda l'aeronautica in particolare, verificare la conformità alla regolamentazione ACEP di questo modo di fare l'intervento. Io avrei concluso, sono a disposizione per domande.